Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e bentrovati a Costruire Futuro. Io sono Davide Pelanda. Nei giorni scorsi, era Natale 2022, abbiamo visto scappare da un carcere minorile di Milano alcuni ragazzi ristretti in una struttura dove il tempo non passa mai, costretti a fare nulla. Ragazzi cosiddetti sbandati che non vedono un barlume di futuro. Tutt'altra cosa invece è stata realizzata nell'area penale minorile di Napoli, del centro di giustizia minorile di Nisida. Per un loro nuovo futuro, per un percorso diverso dalla devianza, lontano da quello che li ha portati nelle file della giustizia minorile, i ragazzi ristretti lì dentro sono diventati dei sub. Hanno cioè ricevuto, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione dove hanno visto e conosciuto il patrimonio ambientale della loro città, il brevetto da 18 metri per sub e saranno operativi nell'ambito di un progetto di recupero complessivo dell'ecosistema marino del Golfo di Napoli. Per la prima volta, spiega Giuseppe Centomani, direttore del centro minorile della Campania, si immergeranno per un'attività di tipo professionale dopo aver conseguito il brevetto. Questi ragazzi vedranno un altro mondo, il patrimonio ambientale sottomarino del Golfo di Napoli, e cercheranno di tutelarlo e di amarlo. Nella loro prima immersione, avvenuta nel novembre del 2022, i ragazzi sono stati accompagnati dai palombari della Marina Militare e dai sub di Mare Nostrum. Questi ragazzi hanno aderito al progetto Boostbuster, che si propone di ottenere un risultato di tipo ecologico e di recupero complessivo dell'ecosistema del Borgo Marinari di Napoli, da un lato, mentre dall'altro realizzare un'attività riparativa svolta dai giovani in area penale, a testimonianza di una recuperata coscienza civile di partecipazione attiva al decoro della città di Napoli. Spiega Francesca Esposito, referente sulle attività sociali di Mare Nostrum. Molti di questi ragazzi provengono da situazioni di degrado e emarginazione. Grazie a progetti come questi stiamo dimostrando loro che un altro modo di vivere e di autodeterminarsi sia possibile. La nostra associazione ha da sempre ritenuto che migliorare le condizioni di vita dei minori sottoposti alla pena detentiva con attività socio-educative legate al mare possa essere non solo motivo di socializzazione, di interrelazione, ma anche una grande opportunità per il loro graduale reinserimento all'interno del tessuto sociale. Siamo anche convinti che questo sia solo l'inizio di una sempre più ristretta e proficua collaborazione. Il progetto nasce dalla collaborazione anche di Marina Militare, Corpo Militare dell'Ordine di Malta, Asia, Archeo Club d'Italia, Mare Nostrum, ARPAC Campania, i ristoratori del Borgo dei Marinari, i circoli Real Yacht Club Canottieri Savoia, il Club Nautico della Vela, il Circolo del Remo e della Vela, il Circolo Rari Nantes di Napoli. Al centro ci sono questi ragazzi e la loro seconda chance. E l'attività è stata realizzata in collaborazione anche con il Rotaract Distretto 2101, con i giovani dell'area penale, i volontari e con il sostegno della gran parte dei soggetti sia commerciali che associativi che insistono sullo stesso specchio d'acqua. Il Centro per Giustizia Minorile di Napoli individua i minori fruitori di questa opportunità e garantirà il sostegno educativo a ogni minore per tutto il periodo operativo. I partner commerciali, come la bersagliera di Zii Teresa, Ciro al Borgo, Transatlantico o Tabaccaro, Bar Pargadero, parteciperanno fornendo a rotazione colazione al sacco e generi di conforto per i giovani impegnati nelle attività. All'esito della fase sperimentale saranno formati due equipaggi di giovani busbuster che potranno essere impiegati a chiamata anche in altri contesti operativi, a seconda dei costi del mercato. Possiamo anche dire che questi ragazzi, con le attrezzature e strumenti messi a disposizione dai partner che collaborano al progetto, ripuliranno periodicamente, ogni 15-30 giorni, la superficie dell'intero specchio d'acqua del Borgo Marinari. Essi individueranno e recupereranno dal fondo di quello specchio d'acqua i rifiuti più voluminosi e inquinanti. Boostbuster
è anche una occasione di partecipazione in una logica di cittadinanza attiva, concorrendo alla dimostrazione che un altro mondo è possibile, un nuovo modo di fare comunità, impresa e partecipazione, anche con chi ha sbagliato e ha diritto di rimediare i propri errori, anche da adolescenti. Un saluto a tutti e a risentirci alla prossima puntata di Costruire Futuro da Davide Pelanda, Caffè Italia Radio. Buona giornata a tutti e a tutte. Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, Costruire Futuro, un'idea di Davide Pelanda.